Chef Profeta, il 4 aprile, una bellissima serata. Raccontiamo un po' in anteprima che cosa potranno gustare gli ospiti. Allora, inizieremo con una semplice frittata per far capire il gusto dell'uovo di Pep'uovo e perché abbiamo scelto questa tipologia di uovo. Poi abbiamo una tartare di manzo con l'ovetto di quaglia, occhio e bue, una polvere di capperi disidratati e della centrifuga di basilico. Successivamente ritorniamo sulla semplicità con l'uovo a occhio di bue. Andremo a servire come altro antipasto un uovo cotto a bassa temperatura in un particolare forno ad acqua, dove andremo a fare anche dei friarielli cotti in sottovuoto, naturalmente a una temperatura un po' più alta, perché sulla bassa temperatura per ogni elemento c'è bisogno di una temperatura specifica, e che successivamente questi friarielli andremo a flambare, a nappare con una salsa di provola e del tartufo nero. Come primo serviremo un pacchero di gemme del Vesuvio con una cialdina di guanciale e una spuma di uovo. Come secondo alla serata serviremo un filetto alla Bismarck, perché ci piace riprendere ogni tanto qualche piatto storico della tradizione dell'Ottocento. E infine avremo un tiramisù fatto in modo particolare, una mousse di mascarpone nappata in una cioccolata al caffè, faremo dei gianduiotti ed infine la pavlova. Non stravolgere la natura. Fare come si faceva una volta e automaticamente esce un prodotto sano. Non mi sono inventato nulla, tutto qua. Ci racconti un po' la sua azienda, lei è in provincia di Frosinone. Sì, sto in provincia di Frosinone, ho all'incirca 2800 galline, stanno all'aperto, mezzo al pascolo, 4 metri quadri a gallina e niente, facciamo la distribuzione su tutta Roma, ci abbiamo 60-70 ristoratori importanti, ci abbiamo una sessantina di punti vendita e adesso stiamo lavorando anche qua giù a Napoli.